mi ricordo che mi sono completamente innamorato di andare forte, di sentire il vento che mi arrivava in faccia e senza fare fatica di pedalare. È stata un'emozione incredibile e il rumore del motore, l'odore della miscela mi ha... è stata per me l'emozione che mi è rimasta dentro tutta la vita. L'emozione più grande che ho avuto quando ho corso in moto è stata la prima vittoria. La prima vittoria sul circuito di Panama nel 98 è stata un'emozione bellissima. Dopo 10 anni di mondiale in 125 e avevo già una mia scuderia, la mia squadra esisteva già e l'avevo proprio fatta perché pensavo mi piace così tanto rimanere nel mondiale in questo ambiente che preferisco avere un team che così ho un lavoro per il futuro. E... Attivare programmi di sinergia con i nostri partner, partendo dalla visibilità, attivazioni marketing, gli eventi e la comunicazione. Dell'organizzazione degli eventi e delle web technology, curando il nostro sito, Facebook e Twitter. Io sono responsabile del servizio hospitality e customer service del team LCR e curo e coordino anche il servizio di catering nelle 12 gare in Europa. Io mi incarico particolarmente dello film, un stato speciale a tutti gli sponsor, y de dar una cobertura a la televisión intentándonos siempre hacer esto para que nuestra marca sea líder en audiencia. Mi ocupo de la comunicación y de la parte logística. Quanto riguarda la parte logística, mi ocupo dei viaggi, dello staff técnico y dello staff hospitality. From after the warm-up, this is the most... is a nervous and exciting, part. Io penso che questo è un po' lo stesso concetto, è una grande arena moderna dove non si corre più con la carrozza e i cavalli, ma si corre con delle moto. Contribuire a dare spettacolo, poter fare divertire con anche i nostri sorpassi, anche le nostre imprese, fare divertire, fare sognare milioni di fan.